Coast to Coast Tractor Team, dalla provincia di Pavia in Calabrese. Sì, è il nostro tour che abbiamo scelto quest'anno con degli amici qui che eravamo in comunicazione e così abbiamo deciso di venire ancora una volta in Piemonte, perché abbiamo già fatto due volte il Pian del Re, dove nasce il Po, e purtroppo manca qualcuno perché del nostro gruppo, perché è purtroppo deceduto, anche per il loro ricordo, la loro cosa. Niente, ci siamo trovati molto bene, ieri abbiamo fatto siamo andati al Santuario di Europa e abbiamo trovato degli amici che ci hanno ospitato, che ci hanno aiutato, e è stato bello, ecco, una bella esperienza e non è ancora finita. Un bel percorso, tanti chilometri, ancora domani, dopodomani? Adesso ormai metà viaggio, domani cominciamo, diciamo, il rientro, ecco, andiamo verso casa. Non è uno dei tour più lunghi che abbiamo fatto, perché ne abbiamo fatto parecchi più lunghi, però un po' il caldo che è esploso, un po' tutto, però va bene così perché abbiamo questa grande passione e tutto ci risulta più facile, insomma, ecco, anche guidare questi mezzi che sono pesanti, il caldo, però la passione è troppa e andiamo avanti. Com'è nata e da chi è nata l'idea di partire con i trattori? Noi eravamo tutti da un club nell'Oltrepò, appunto appassionati di trattori d'epoca, però avevano un sistema che andavano quasi tutte le domeniche a una sagra, però mettevano giù il trattore e poi si stava lì tutto il giorno. E noi due o tre, ma noi dobbiamo andare. E abbiamo cominciato così a provare. Il primo anno siamo andati a Bocca di Magra, molto corta così. Ci è piaciuto e man mano è entrato altra gente e i percorsi sono sempre aumentati. San Marino, Assisi, in Sardegna, Montalcino, nelle Marche, Veneto, Jesolo, Rosalina, due volte al Pian del Re, e tutti gli anni decidiamo di fare questo. Decidiamo l'inverno, magari qualcuno ci chiama anche perché conosciamo per esempio la sindaca di Montecchio Maggiore, che vorrebbe che tutti gli anni andessimo a Montecchio Maggiore, ma non si può tutti gli anni, perché noi vogliamo diversificare un po' anche culturalmente, per vedere posti nuovi, gente nuova, e così. E sono ben 13 anni. 13 anni, sì. Quest'anno è il 13° anno, però due anni l'abbiamo doppiato, perché non tutti, ma qualcuno abbiamo fatto sia il nostro itinerario e in più la Sardegna. E un altro anno abbiamo fatto anche, siamo andati da Mendrisio, degli amici in Svizzera, che fanno una festa anche loro molto bella. E siamo andati anche in Svizzera, siamo andati anche all'estero. Un modo anche per far conoscere i trattori d'epoca. Certo, perché questi mezzi erano dimenticati nei cascinali, noi li abbiamo rispolverati, come ben vedete, e sono abbastanza efficienti. E fare, credetemi, che fare dei 400-500 chilometri su questi mezzi è molto ma molto difficile. E uno alla sera è stravolto, non sa neanche dove, perché bisogna provare per andare. Poi abbiamo incontrato tantissima gente che ci fermava per le strade e ci volevano tutti. Tutti ci fermavano appunto per conoscere, vedere i mezzi, che tanti non si ricordavano più, o puramente tanta gente non avevano mai visto. Poi abbiamo incontrato tantissima brava gente come Renato, che loro sono pazzi come siamo noi, collezionisti di questi mezzi, che ci ha ospitato, eccetera eccetera. Renato, puoi dirlo, cioè, anche lui ne conosce tanti che sì, certo. Ecco. E sono contentissimo di avervi incontrato e conosciuto, perché ne avevo solo sentito parlare, però non vi avevo mai visti. Comunque vedo che siete pazzi come me, e allora andiamo d'accordissimo.